È apparsa nei giorni scorsi la notizia sulla stampa di tutto il mondo di una straordinaria scoperta nella grande piramide di Cheope. La scoperta è stata definita dagli archeologi egiziani come la più importante del secolo. Tunnel, pensate, di 9 metri di lunghezza per 2,10 metri di larghezza dalla forma pentagonale, che è stato fotografato grazie all'ausilio di una telecamera endoscopica per mezzo di una particolare tecnica chiamata radiografia muonica, sperimentata per la prima volta dai ricercatori giapponesi. Ad annunciare la scoperta è l'archeologo egiziano Zahi Hawass, a margine di una conferenza stampa che si è tenuta nella città del Cairo, durante la quale ha illustrato i risultati del grande progetto Scampiramidi. Ebbene, secondo quanto riferito dallo stesso Hawass, il tunnel dovrebbe addirittura condurre direttamente alla tomba del faraone Cheope, tomba che, ricordiamo, al momento non è stata mai scoperta. Ma è davvero così? Sono stati davvero loro i primi ad operare questa importante scoperta? Tale ritrovamento ha fatto molto scalpore, soprattutto nell'ambito della grande comunità della ricerca indipendentista. Infatti, già il 10 novembre dell'anno 2022, noi di Oltre la Storia abbiamo intervistato il professore Corrado Malanga, che ha svolto analoghe ricerche sull'argomento, giungendo già diversi mesi fa alle medesime conclusioni. Noi abbiamo guardato all'interno della piramide. La piramide diventa sostanzialmente come un blocco di numeri. Fai conto un cubo di numeri e dopo, come una torta, lo possiamo tagliare a metà. Questa è una tomografia, una delle prime. Questa, per esempio, è una tomografia che mostra abbastanza chiaramente, per chi l'ha studiata ovviamente, delle macchie luminose che sono dei corridoi. Ne vedete due trasversali. Cosa ci fanno? Due aggeggi così, li rivedete in chiaro sotto il modellino della piramide, vedete, sono quelle due cose che scendono sotto il livello. E che cosa cavolo erano quelle due immagini? Ecco, lo rivedete nella tomografia di destra, si vede. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza. Il 1 agosto dell'anno 2022 Filippo Biondi e Corrado Malanga hanno presentato una pubblicazione scientifica su diverse riviste di settore. L'articolo in questione riguardava la capacità di un particolare algoritmo informatico di poter ricevere informazioni su spazi vuoti all'interno di strutture capaci di tradurli in dati concreti grazie anche ai dati dell'archivio del SAR. L'attività di studio era finalizzata ad individuare possibili gallerie e tunnel ancora inesplorati all'interno della grande piramide di Cheope. Abbiamo allora chiesto al professore Corrado Malanga cosa ne pensa di questa scoperta soltanto oggi ufficializzata dall'archeologia accademica e perché o per quale motivo non siano state citate piuttosto le fonti della loro ricerca, ma ascoltiamo direttamente dalle sue parole che cosa ha risposto Corrado Malanga. Il 2 marzo di quest'anno, cioè pochi giorni fa, un gruppo di 36 scienziati che fa riferimento all'Università di Nagoya in Giappone ha pubblicato
la scoperta di un nuovo tunnel all'interno della piramide di Cheope, nella piana di Giza. La cosa strana è che la stessa scoperta l'avevamo fatta noi, io, Corrado Malanga e Filippo Biondi, che avevamo pubblicato su Remote Sensing, una rivista di fascia A importantissima per lo studio del radar ad apertura sintetica e delle sue potenzialità, esattamente 6 mesi fa. È strano che l'articolo dei giapponesi non riporti minimamente i nostri nomi, neanche in bibliografia, facendo credere alla opinione pubblica, che ha dato grande battage pubblicitario a questa scoperta, che questa scoperta è stata quella dei giapponesi, mentre invece l'abbiamo fatta noi ben 6 mesi prima. Non solo, ma mentre i giapponesi lavorano con 36 persone, una macchina che produce fotografie sostanzialmente per i muoni, che costa qualche milione di dollari, ci ha messo 2 anni per ottenere questo risultato, noi abbiamo lavorato in 2, gratis, per pochi mesi, e abbiamo ottenuto una completa mappa dell'interno della piramide di Cheope che i giapponesi con il loro sistema manco se possono sognare. Come mai non viene fuori in realtà, al di là del fatto che il merito è nostro, il nostro lavoro scientifico, come mai nessuno ne parla? Come mai YouTube ha cancellato e cancella tutti i messaggi che contengono, da qualsiasi parte vengano, che contengano il link della rivista scientifica su cui noi abbiamo pubblicato questi dati? C'è di mezzo qualcosa di importante, c'è di mezzo la censura di YouTube ancora una volta, ma bisogna capire come mai gli scienziati giapponesi hanno a loro disposizione tutta la stampa mondiale, mentre noi che abbiamo fatto questa scoperta e molte altre sempre nell'ambito della nostra originaria pubblicazione sulla piramide di Cheope, guardando dentro, facendoci proprio la radiografia, bene, come mai della nostra ricerca non ne parla nessuno? Questa è una cosa inquietante. Qui non si parla più di scienza con o senza H, si parla proprio di il tentativo di dover nascondere quella che è l'importanza della ricerca italiana, che come sempre, quasi sempre, supera la ricerca di tutti gli altri paesi e in questo caso viene ammutolita, azzittita, nascosta da un volere politico che sicuramente non fa bene alla democrazia. Il frutto delle scoperte di Malanga e Biondi, se da un lato inorgoglisce la ricerca indipendentista totalmente a costo zero, dall'altra tuttavia evidenzia una realtà inquietante, che ancora una volta le scoperte italiane sono ritenute false e per questo sono denigrate dalla ricerca accademica internazionale. Importante. Perché inibire quella storia? Ottima domanda, ottima domanda. Perché dentro questa storia, cioè dentro il nostro passato, c'è una cosa che i nostri governanti non vogliono farci capire. Quando... Perché questo accade? Perché c'è differenza tra le voci della cultura? Questo noi lo chiediamo attraverso i commenti a voi, cari amici e grande pubblico di Oltre la Storia, all'intera comunità dei liberi pensatori.